Allora, buongiorno a tutti, ringrazio ISPRA per avermi veramente invitato e sollecitato a fare la discussion su questa sessione sui sedimenti. So che molto è stato discusso ieri relativamente a un tema che comunque si aggancia e su cui discuteremo, spero anche oggi, se ci sarà il tempo, visto che dobbiamo sempre fare le cose di corsa. Mi permetto di farvi una breve introduzione, forse taglierò qualche diapositiva per rispettare anche i tempi e per dare spazio ovviamente alle presentazioni che mi seguiranno. Richiamando a alcuni forse temi che potrebbero essere oggetto di discussione oggi. Ecco, le riflessioni sono quelle che ormai sono tipicamente insomma, affrontate, sono state già affrontate ampiamente e nel 2015 ci troviamo a discutere ancora di questioni diciamo, legate a, spero che sia superato il concetto di rifiuto di risorsa e di riuso, perché questo credo che possa essere forse come dire, superato in termini concettuali. Rimane sempre un problema tecnico, un problema giuridico, l'interpretazione, quindi il problema è sempre si scontra con del buon senso, con delle buone pratiche, che non sono ovviamente ancora ben definite, soprattutto anche della difficoltà di dover comunque rendere a sistema delle norme che tante volte comunque lasciano sempre lo spazio a un'interpretazione che è sempre sul bordo. Quindi dico, il problema dei sedimenti lo troveremo sempre, perché abbiamo sempre comunque un problema di contaminazione che non ci sarà oggi ma ci sarà anche nel futuro, quindi è un problema che dobbiamo comunque affrontare. È un problema di gestione, certe volte come vedete oggi è anche un problema di pianificazione e comunque di preparazione da parte di noi tutti, non solo noi ma chi deve comunque governare il territorio. Anche in mancanza di certe norme bisogna lavorare sulla direzione diciamo, di rendere meno stringenti e meno come dire, vincolati in termini come dire, oggettivi delle norme che tante volte possono essere come dire, ricollocate nell'ambito sito specifica e soprattutto di andare al di là di un approccio diciamo, legato solo ed esclusivamente ai limiti soglie o ai limiti o ai superamento di certi limiti, per sviluppare come dire, un approccio più integrato che sia più vicino alle necessità, alle esigenze, alle caratteristiche dei siti sui quali noi andiamo poi ad agire. Quali sono le sfide e gli obiettivi che noi dobbiamo perseguire quindi nell'immediato futuro? Cose ovviamente già risapute e già ridiscusse, lascio ovviamente anche queste diapositive per la discussione successiva, è un richiamo, mi voglio solamente soffermare su alcuni aspetti di carattere pianificatorio. Chiaramente dobbiamo esercitare un controllo sulle sorgenti di contaminazione, questo a prescindere da tutto, e trovare diciamo, una concertazione, quindi un contesto di risoluzione che guardi tutto il sistema ambientale anche e soprattutto anche nella condivisione delle azioni con gli stakeholders. Due aspetti importanti sono legati al riuso. Tante volte parliamo di riuso semplicemente perché dobbiamo per norma cercare di riusare i materiali. Ebbene, si può superare il concetto del riuso, e su questo ripeto mi soffermo in qualità di geologo su temi su quali lavoro direttamente, quindi posso portare la mia diretta esperienza, perché riusare significa diciamo, come dire, cercare di rimettere il materiale laddove è venuto meno e quindi cercare di mimare i processi naturali, e ci sono delle condizioni per le quali questo può diventare sistema. Cioè non è eccezionalità, ma è come dire, ordinarietà, dovrebbe diventare superare il concetto dell'eccezionale ed entrare nel concetto del normale, dell'ordinario, e pensare sempre che il riuso, la ricollocazione, ovviamente nei termini di rispetto della normativa, deve essere la prima azione da perseguire, perché come vedremo ci sono delle situazioni ambientali, non dico ambientali in termini di contaminazione, ma in termini di assetto fisico, di deterioramento dell'ambiente, tali che non ci. Per cui la perdita della risorsa sedimento, oppure questo sedimento come parte integrante di un sistema che sostiene alcuni habitat, non venga meno. Sugli altri temi, insomma, sulla sito-specificità e gli sforzi di comunque andare in una direzione uniforme a livello di normative nazionali ed europee e di lavorare su un approccio integrato, penso che avremo lo spazio, mi auguro, di discuterne dopo alla fine. Ecco, due notazioni oggi, così nella sollecitazione di essere come dire, elemento di discussione, volevo
passare dall'elemento normativo all'elemento ambientale. Cioè, faccio un esempio, parlo del tema della ricollocazione del riuso, sembra un tema ormai sembra consolidato, io ho un materiale, può essere una sabbia, un fango, devo trovare il modo di, come dire, rimetterlo all'interno del sistema ambientale. Ebbene, non deve essere così, come dire, una ricerca spasmodica di fronte a un'azione normalmente nella maggior parte dei casi di carattere eccezionale, nel quale io mi trovo magari un fango piuttosto che una sabbia, per le quali ormai la ricollocazione al ripascimento, se c'è l'idoneità, diciamo, fisico-chimica, non è un problema. Il fango lo è un po' di più, perché il materiale fangoso non piace. Allora dico, ma perché il materiale misto, per esempio, sabbioso-fangoso, può avere un 50%, è un materiale che non può essere collocato al ripascimento, perché non ha le caratteristiche fisiche di mantenimento. Cosa ce ne facciamo? Allora la norma dice, una delle norme, il recepimento della direttiva 2008-98, ma uno degli esempi normativi, ci dà la possibilità di poter affrontare il tema del riuso, ovviamente considerando che può essere ricollocato all'interno di un sistema, per esempio all'interno dei corpi idrici, sempre che non sia pericoloso il materiale, che non peggiori lo stato ambientale dell'ambiente. Quindi, cioè, come dire, ci può essere un elemento pianificatorio che stabilisce che se le monumentazioni possono essere fatte all'interno di un ambiente, queste devono rispettare delle norme, ma devono essere pensate nella ricollocazione, diciamo, ambientale. Non è una sito specificità, ma lo è quasi, cioè, voglio dire, non è una sito specificità legata, diciamo, ai contenuti, ma può essere anche legata ai processi. Cioè, io voglio fare un passo in più nella discussione che penso che tutti ormai abbiamo già fatto. Che cosa manca nella indicazione che si possa riusare il sedimento? Manca il contesto ambientale, cioè manca la percezione dell'utilità dell'operazione di rilocazione e di utilità in termini di ripristino ambientale. Non parlo di qualità ambientale, parlo di ripristino anche fisico ambientale, perché il materiale di fondo è un materiale mobile, noi lo vediamo come una cosa che ostruisce o che si impedisce al movimento, quindi non possiamo navigare un canale, non possiamo. Però in realtà quel materiale si è mosso da un luogo che ha subito erosione, si è mosso e ha subito trasporto e si è andato a rideporre in un luogo, evidentemente non perché gli piaceva andare in quel luogo, ma perché la natura l'ha portato in quel luogo. Uno degli esempi più classici di conflittualità, diciamo, di dinamismi naturali in rapporto a movimentazione, quello di Venezia. Io porto questo esempio per farvi vedere che si conosce il problema di Venezia, il problema delle lagune, come un problema legato all'interimento dei canali. Ebbene, la cosa strana è che questo interimento dei canali, come vedremo nella diapositiva successiva, è legato al processo di disequilibrio delle lagune, le quali diventano sempre più bracci di mare, quindi perdono, diciamo, complessivamente spazi tipicamente paralici, cioè tipicamente, diciamo, al confine tra il livello più alto e più basso delle maree. Questa è una laguna che vedete nelle fotografie, si annega, diventa sempre più blu nel tempo, fino, diciamo, ad arrivare ai battenti d'acqua che superano i 2 metri. Battenti d'acqua che mediamente in una laguna dominata, diciamo, da maree di 1 metro è un'eccezione, non è una regola. Se uno va a vedere i bilanci sedimentari, al di là della complessità di questo schema, ma vi invito a controllare i valori negativi, sono la somma degli asporti subiti all'interno del sistema. Negli anni 20, negli anni 30, negli anni 70, qui meno 60 milioni di metri cubi, questi numeri sono di milioni di metri cubi, questi meno 60, sono dovuti fondamentalmente a un dragaggio per un canale di navigazione, che ha asportato 48 milioni di metri cubi. Questi 48 milioni di metri cubi asportati negli anni 60 probabilmente non erano fanghi contaminati, sono fanghi che sono stati riallocati attraverso delle casse di colmata. In un sistema che però perde naturalmente, almeno fino agli anni 70, circa ha perso in quel periodo 13 milioni di metri cubi. Cioè 13 milioni di metri cubi non si sono risistemati all'interno del sistema, sono usciti con un problema di disequilibrio, sul quale non posso soffermarmi perché non ho il tempo, al ritmo di 300.000 metri cubi all'anno. Man mano che questo sedimento si perdeva, abbassando il livello, diciamo, di fondo della laguna, ha innescato un processo di autoerosione che oggigiorno ha triplicato il tasso di erosione. Attualmente, diciamo, si va su un ritmo di 800.000 metri cubi all'anno. Ora sappiamo che i canali si interrano, ma la laguna diventa sempre più profonda e l'uomo interviene ovviamente per rendere funzionale il doppio sistema, cioè rispettare l'ambiente, cercando di ripristinare, diciamo, la funzione ecosistemica di una laguna, se è possibile non contrastarla, ma, diciamo, accompagnandola,
in una risalita del livello del mare mi sa che è una guerra difficile, però insomma ci si può ragionare, almeno entrare sul sistema virtuoso, ma non possiamo più permetterci, se è possibile, di perdere anche un granello, visto che ne perdiamo 800.000 metri cubi all'anno. Qui c'è una perdita. Questo è un esempio invece in cui non c'è una perdita, il bilancio è zero, cioè i sedimenti si muovono all'interno di un bacino, questa è la laguna di Gavelano, il bacino di Vignano, in cui grosso modo, diciamo, il segno più e il segno meno rimangono confinati all'interno del bacino, quindi non esce il granello fuori, ma si muove all'interno della laguna. Ora, il rosso vuol dire erosione, il verde vuol dire accumulo. Dove vanno a finire i sedimenti che si muovono dalle piane? Finiscono nel verde, guardate che cos'è il verde, sono i canali. È quell'oggetto che noi dobbiamo dragare. Lo dobbiamo dragare perché diventa, diciamo, l'elemento che confligge con le attività antropiche, ma confligge anche, oppure più che confliggere, è l'elemento che sta rendendo, diciamo, sempre più asimmetrica, parlo qui, mi sono un po' inventato il titolo, una simmetria evolutiva, perché dalla sezione AB che vedete nelle immagini, i canali perdono quota, ma sebbene sia quasi intercettibile, sono le piane di marea che invece si abbassano sempre di più. Allora abbiamo un abbassamento delle piane di marea e un innalzamento dei fondali della laguna, che significa praticamente che c'è una tendenza al livellamento, è un concetto di piano, geologicamente ci sono i concetti proprio di spianamento delle forme. Anche in questo caso il paralaguno è un'entità effimera, subisce uno spianamento, questo spianamento confligge ovviamente con l'attività, diciamo, antropica. Bene, davanti a questo abbiamo scoperto che se vogliamo ripristinare, diciamo, la funzionalità dei canali, possiamo anche lavorare ripristinando in qualche maniera i fondali lagunari. Non si tratta più di creare delle isole conterminate all'interno della laguna, queste sono delle sciocchezze, scusate se mi permetto di fare una provocazione, ma che resilienza può avere una barena completamente conterminata e chiusa che non dà feedback con il sistema ambientale, con il sistema sedimentario? Dobbiamo ragionare, qui ovviamente rispetto ai tecnici, alla ricerca, dove fare il proprio passo, per poi passare a un livello, diciamo, di, come dire, di non tanto nuovo, ma di protocollo. Questo è il primo esempio che vi porto, potrei portarmene molto altri. Banalissimo, intasamento di una bocca di porto, questo intasamento è un intasamento naturale, perché una bocca di porto è governata da, diciamo, da un trasporto in direzione verso il mare, crea un rialzo. Questo rialzo ha dei volumi sedimentari delle volte impressionanti. Quello in giallo che vedete sono 10 milioni di metri cubi di sabbie fantastiche che ostruiscono un canale. Queste possono essere usate per il pascimento, ma conoscere i volumi, sapere come è distribuito il sedimento, quindi pianificare l'intervento, può essere certe volte una soluzione che non, come dire, non ci limita a dover agire sempre e solo esclusivamente nell'emergenza. Ma queste sono sabbie, ma tante volte sono materiali misti, per esempio certe bocche di porto, spero che si vedano, diciamo, le profondità sull'immagine a destra, le canalette di accesso per esempio a certe dighe portuali che sono molto aggettanti verso il mare, sono soggetto di interrimento. Ecco, l'interrimento anche qua ovviamente impedisce alle navi di transitare e il materiale che si trova all'interno di queste canalette non è mai sabbia, è sempre sabbia mista con fango. E questo crea un grande problema, ma perché lo deve creare? L'interimento di questi canali è semplicemente un'operazione naturale che crea, diciamo, un intasamento, perché il bypass, i sedimenti che si muovono, questa nuvola di sedimenti che vedete sull'immagine a sinistra, è intercettata da una sezione, diciamo, che ne impedisce il transito. Quando si scava un canale, in questo caso, una pratica normale potrebbe essere quella di ripristinare il flusso di bypass, cioè semplicemente riallocando i sedimenti sotto flutto, cioè nel verso del trasporto. Per dire che nella ricollocazione possiamo fare un passo in più nel rispetto, diciamo, di alcuni principi che devono essere cardini per tutti. Sono principi che entrano, diciamo, nella virtuosità dell'uso dei sedimenti visto come elemento di bilancio sedimentario. Allora, dalle aree di sedimentazione a quelle in erosione, cioè tornare all'indietro significa ritornare nel tapis roulant del trasporto dell'erosione, semplicemente per rendere funzionali elementi che hanno ovviamente perso una certa identità fisica. Ma questo può essere, questa regola può essere ampliata ancora di più nel concetto di trasporto. Se un canale è l'intercettatore del trasporto, la riallocazione può avvenire all'interno di un corpo vicino che consente la dispersione naturale, ovviamente con le giuste metodologie, non si fanno dei monti sott'acqua, si devono rispalmare i sedimenti su degli spessori molto piccoli, con tassi di sedimentazione controllati, ormai le tecnologie ci consentono di fare tutto questo, ma l'importante è pensare che sia loro risposto sottoflutto, questo sedimento riva
rientra perfettamente nel sistema di ridistribuzione sedimentaria, anche se si tratta di un fango misto con sabbia. Non occorre che sia una sabbia pura da riportare in spiaggia, perché non è solo la spiaggia turistica ad essere il beneficio finale, non deve essere sempre il tornaconto per l'uomo, deve essere il tornaconto per l'uomo nel sistema, diciamo, complessivo, nella visione più un pochettino un po' più olistica delle problematiche. Ecco, chiudo dicendo che spetta a noi affrontare anche il tema gestionale, cioè se le strategie su cui dovremmo discutere moltissimo, parlavo con il Presidente prima, ci sono ancora temi molto aperti, molto caldi, che sono ovviamente quelli che le norme non sono sicure, abbiamo sempre i giudici che impediscono tutto. Dobbiamo comunque in ogni caso sempre misurarti con un'interpretazione che è sempre borderline sulle attività che uno deve svolgere. E anche sul riuso sembra che non ci sia comunque, come dire, una certezza fino in fondo, almeno pensare di non trovarsi sempre nelle condizioni di emergenza. Invito quindi anche i pianificatori più che i tecnici a pensare insieme con coloro che fanno ricerca, questo è uno dei miei compiti ovviamente essendo un accademico, di lavorare per preparare, diciamo, strategie legate ai processi. Se conosciamo i processi possiamo per esempio creare dei sistemi virtuosi che permettono, attraverso un plan complessivo, il riuso ordinario dei materiali. Può essere una cella litorale che riceve sedimenti che dobbiamo andare a, per esempio, a scavare normalmente nelle trappole sedimentari, che sia una foce di un fiume o una bocca chidale, sempre trappole sedimentari sono, impediscono la navigazione. Ma non ultimo, uno strumento di pianificazione complessiva che prevede esattamente, come vi ho fatto vedere, che il riuso rientra all'interno di un sistema perché rispetta il bilancio sedimentario, attenua i processi di degrado naturale e semplicemente, diciamo, rispetta anche le norme, finalmente, diciamo, alle quali noi possiamo comunque attingere, penso al recepimento del 2008, semplicemente nel ritrovare, diciamo, il luogo di Colombo, fondamentalmente quello che facevano i nostri padri, mai allontanarsi dal luogo da dove proviene il sedimento, ma cercare di rimetterlo sempre nelle proprie immediate vicinanze. Mi rendo conto che, diciamo, forse magari ho disatteso alcune, diciamo, forse aspetti sui quali penso e presumo ci sarà discussione anche a seguito degli interventi che mi seguiranno, quindi a questo punto io chiuderei qua e inviterei, diciamo, alla discussione è rimandata dopo alla fine della presentazione, nel quale ovviamente ci sarà Elena Romano del gruppo di ISPRA a presentare la Valle d'Augusta, la contaminazione dei sedimenti e gli effetti sugli organismi marini, e successivamente Acqua Pura attraverso Nicola Ungaro, il modello concettuale del Mar Piccolo finalizzato a bonificare messa in sicurezza del bacino. Credo di aver rispettato 5 minuti di economia e così li diamo a chi deve parlare dopo di me.